PlayStation anch'io. Scusate, mi era morto il cellulare, ho dovuto fiondarlo in carica. Eccoci, ciao a tutti! Salve, se solo sentite il basso perché siamo nella lobby. Adesso quando entriamo si sentirà meglio. Speriamo. Io sono un contattino, lei è una signora. Vedrete come mi sacrificherà volentieri, perché è una signora. Io sono pronto. Ok. Tanto, come potete notare, è ancora il suo compleanno, quindi... Un compleanno! Vabbè. C'è anche i giocatori che parlano la tua lingua? Prova il filtro lingue. Non sai cosa fare? Cerca di descrivere gli oggetti della stanza o la stanza stessa. La stessa risposta non funziona due volte. Ah, ma mi sentivi? Marim! Madonna santa, se ti sento altissimo adesso. Mi senti? Scusa, stavo aumentando la chat vocale di... Pronto, Branda! Pronto, pronto, mamma mia! E hanno messo il filtro walkie talkie, ok, è orribile per quello che mi riguarda. Allora, ok, allora adesso abbiamo capito una cosa. Non, cioè, in We Were Here Together non abbiamo creato un loop. Sono tante squadre diverse che arrivano sempre in sto maledetto castello di merda e ognuna di queste continua a mandare un flare. È sempre una richiesta d'aiuto che finisce in tragedia. Finché non la spezzeremo su Forever, o continueremo. Comunque, allora, benvenuti in da cripta, I suppose. Perché, allora, oltre al... anzi, prima di continuare, tu dimmi una cosa. Perché il mio filmato ho visto l'omino che andava nella galleria di sinistra. Tu hai visto quello di destra? Sì, ho visto quello di destra e sul soffitto c'era un'immagine... Però non ho capito che animale è, se proprio adesso sì. Ok. Allora, come ti dicevo appunto, io sono dentro una cripta. C'è un sarcofago. Con dentro... Cioè, con dei simboli. Che posso girare. Che hanno tutti i vari simboletti. Quindi credo di dover trovare un codice. Una soluzione. Più avanti ho una porta sbarrata e delle tre tombe che non posso, con cui non posso interagire. E la stanza è mezza nelle fogne.
c'è sta scalinata per salire. Sul lato della cripta c'è della bara grande, c'è del sarcofago, non mi veniva più. C'è una leva rossa, quindi boh, penso tu mi debba dare una soluzione. Allora, ti descrivo la mia cripta. Allora, io c'ho proprio le bare anche. E ci sono i nostri vecchi amici simboli, sai, la tartaruga con il cazzetto in culo, l'altro cazzetto con l'antenna, una S con quattro linee, solo che nella tomba c'è soltanto nello scompartimento dove c'è il simbolo della tartaruga, non so se conta qualcosa. Aspetta, in che senso la tomba c'è solo nello scompartimento della tartaruga? Ah, mi sono girato, cioè nel senso che c'è la tomba e c'è questa bara qui che tomba, e dentro ha un buco nel muro fatto per loro. Non vedi altri simboli da nessuna parte? Sul sarcofago che simboli hai? Allora, chiama la bara, insomma, bara, non sono sarcofagi, però, anche sono più, perché secondo me per me sono quelli egizi. Comunque, io ho tre bare, adesso ho notato meglio, ho guardato un po' più con calma. Allora, la bara, una c'ha la tartaruga come simbolo, l'altro c'ha il candelabro con i tre pallini. E l'altro c'ha la S con le quattro lineette però stavolta. Fatto. Allora, adesso non mi parlare perché sono togliendo il motion blur. Ok, ci sono. Allora, io sono dentro una stanza, sempre una cripta, circolare. Ho al centro della cripta una grata, mi viene da dire, con all'interno la stella a 8 punte. Però tutta, cioè, la stella è collegata, ogni suo lato, ogni suo angolo è collegato l'uno all'altro. Quindi immaginati un ottagono con tante linee che la attraversano. Ho un libro da leggere, fra poco te lo leggo tutto, sarà in inglese, quindi preparati a tradurlo. Ai due lati della cripta ho uno stendardo azzurro con dei simboli tipo ami da pesca, per dire, poi ho delle lampadine, un vermetto e un altro amo strano, mentre dall'altra parte ho un arazzo rosso con per alcuni simboli tipo tipo tridente, mi viene da dire, però hanno due denti, e altri ami e un cerchio con una croce. Ora, descrivimi la tua, poi io ti leggo tutto il papiro. Allora, sono sempre anche io nella cripta, ma credo che ormai siamo tutti nella cripta, quindi non è quello il punto. Io in mezzo c'ho quello che si vedeva nella schermata di caricamento come struttura in mezzo. Ai due lati anch'io lo stendardo blu come simbolo un omino con in alto le mani. Però le mani sono triangolari, una cinturina strana e c'ha un cerchiolino alla fine della gamba perché è una gamba unica. Mentre nella parte di sinistra c'ho lo stendardo rosso,
con due cerchi sopra collegati da una roba strana, due ametti da pesca e il cerchio con la croce dentro, credo che sia lo stesso tuo. Anche io ho un libro da leggere con delle candele, con una parte da leggere e una parte delle candele in un certo ordine. Ok, allora le candele le ho anch'io attorno appunto all'ottagono con tutte le varie stelle. Io sui due arazzi però ho il simbolo, ho un... ho un esagono, non mi veniva come si chiamasse quello con sei lati. Con sei lati e sei angoli. E che forma? Allora, c'è l'esagono. Poi i due lati più esterni degli esagoni sono collegati da una striscia centrale. I due più bassi sono collegati a un punto che è a metà della linea alta. E dove c'è sono i due punti di congiunzione fra la linea che taglia orizzontalmente e le due linee che tagliano diagonalmente l'esagono, ci sono altri due simboli. Me l'ho spiegata veramente male. Però io li ho così, entrambi, sia quello blu che quello rosso. Ora, non so se leggere il mio libro ti servirà a qualcosa, però possiamo provarci. Ma guarda, il mio è una lettera d'amore, cioè dice cara o caro C, il mio amore per te è legato all'eternità di mille soli, la tua bellezza brilla radiosa come la luce delle stelle e colorata come le rose nel mio giardino, ti amerò per sempre, B. Ah, io c'ho. Car B. Non sono mai stato così felice nella mia vita come nel momento in cui ti ho incontrato e sono stato onorato di ricevere il tuo amore in cambio. Io spero di poter essere con te per sempre e la promessa del nostro eterno amore è molto... is very thrilling, è molto interessante, penso. Ma il sacrificio is too great, è più bello, non lo so. Non posso... I cannot let you get through with this. Penso di non poterti lasciare andare oltre a questo. Non posso lasciarti di... I cannot let this tree that stomp your heart. Ah, non posso permettere che il tuo cuore così fortemente puro venga distratto. Spero che tu possa capire le azioni che io devo fare per mantenerti lontano. To keep you from making this. Ah, per impedirti di fare questo grande errore. Voglio che ti ricordi di me. As I was on the... Ah, come ero in quella notte d'estate, in quel giardino di rose. Voglio che tu ti ricordi che io ti amerò per sempre. E io voglio che tu ti ricorda. Ah, che io voglio sempre stare con te. Even when I'm not in this. Ah, anche se non sono più su questa terra. Ti amo. I love you forever. E vabbè, le cose tragiche mi dicono. Ok, posso accendere le candele. Dimmi, sì, stavo parlando. Dimmi che candele devo accendere. Allora, la prima, oddio, non so come spiegarti effettivamente, ha un'altezza media. Non è tanto consumata. Fatto è che da me sono tutte uguali. Da me non sono. Ah, forse devi farle. Devi accenderle una, devi consumarsi di più. Ci si consuma magari nel tempo.
Ho provato ad accenderne una, ma a meno che non l'abbiano fatto che ha una velocità di consumazione cioè lenta come la morte, non penso che si consumino. No, perché da me sono abbastanza consumate alcune, cioè la 6 è quasi completamente andata, cioè andata no, però è molto consumata. Tu sui due arazzi, partendo da quello quadrato, da quello appunto blu, che ho notato adesso che i vari simboli sono cerchiati in quello blu da dei rombi, mentre in quello rosso da dei cerchi. Io ho un rombo grande che non ha dentro niente, però non è che magari dobbiamo fare in modo che facendo qualcosa, magari con le candele, si accendano i simboli. Guarda, potrebbe essere, però io qua non vedo, sto cercando di capire con cosa anche io posso interagire oltre al libro, perché non c'è molto altro se non bare e il corridoio da cui sono arrivata, dove però è tutto chiuso ovviamente. Cioè, le porte ho provato ad aprirle, però mi fanno un po' arameo, quindi non è che. Hai detto di avere delle bare? Sì, non sono circondata. Ok, io quelle non le ho. Non è che magari sulle bare sono segnati gli ordini da dover accendere, tipo le candele? Sto controllando, ci sono solo tracce di sangue su di esse. Ci sono libri, ma non illeggibili, cioè sono scritti in una lingua che non è proprio del gioco, immagino. Quest'altre qua hanno tutte la croce, ma va, la croce normalissima e sempre una manata di sangue addosso. No. Ok, io ho provato ad accendere tutte le varie candele, ma forse c'è un ordine specifico perché quando ho provato ad accendere l'ultima tutte le altre si sono spente. Adesso. Boh. Allora, sono in cerchio le candele o le puoi mettere in cerchio? Allora, io le candele le ho in cerchio. Però non sono proprio giustissime. Cioè, sì, sono in cerchio comunque. Allora, ok, allora aspetta, provo a dirti quello seguendo il cerchio. Chiamasi l'ordine in cui vanno accese. Dimmi forse da quella più consumata a quella meno. No, 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 l'ordine è, anzi, la quella più consumata è quella, è l'ultima. Allora, tu guardando le candele dalla porta da cui sei arrivato, immagino. Ok, se sì, sto guardando le candele da dietro il leggio dove c'era il libro con la lettera d'amore, che è da dove sono arrivato. Ok, perfetto, perché così ti indico le tre sopra e le tre sotto, ok? Ok. Allora, la prima è quella a sinistra sopra. Ok. La seconda di sopra. Quindi quella centrale o quella di destra? Ok. Quella centrale. La terza è sotto quella prima che è acceso. Quindi quella di sinistra nella riga sotto. Esatto. Ok, poi. La quarta è quella centrale della riga di sotto.
Ok. La quinta è la terza a destra della riga sotto. Ok, si sono aperte le porte per arrivare agli stendardi. Ora, i miei stendardi si sono illuminati. Oh, partendo da quello rosso. Posso formare un simbolo. Allora, mi si è illuminato il cerchio con dentro la croce. Tu mi devi dire quale, cioè, di questi tre simboli che adesso ti dico, qual è che penso che tu debba, quella che io debba inserire, perché secondo me tu hai tutto il disegno completo. Esatto, mi sono arrivati anche a me con un rumore che mi ha ucciso dentro. Però sì, li ho illuminati, ti devo dire i simboli. Sono davanti a quello rosso. Ok, allora appunto, la base è il cerchio con la X. Io adesso posso mettere o un tridente semplice, quindi va in su e le due braccine tonde, oppure il bastone che va in alto, una che fa un semicerchio alla fine, tipo le corna, e poi tipo delle qu quattro braccine in mezzo al bastone. Oppure un bastone che va dritto, che fa tipo una croce, però, tipo la croce cristiana, con una freccettina sotto. Cioè che fa se segno della freccia e la croce assieme. Metti quello, l'ultimo che hai detto, quello. Ok. Posso mettere adesso o di nuovo il bastone con le corna e le braccina, oppure la chiave inglese doppia. La chiave inglese doppia la devi mettere sotto la cosa della freccia. Me le mette lui in automatico, non decido io dove metterlo. Ok, quindi adesso automaticamente va il semicerchio con il naso all'insù e i due occhi, giusto? Esatto. Ok, e questo è fatto. Adesso andiamo all'altro. Cazzo, comunque se gasa sta musica. Non è sto vibando. Allora, abbiamo come primo simbolo tipo la Mafalda, quella appunto che usiamo noi, però è squadrata. Adesso posso aggiungere tre ami. Cambia, però, alla fine dell'amo, uno c'ha un cerchietto, uno un triangolino. E l'ultimo, la testa di un tridente. Devi mettere quello col cerchietto piccolo. Ok, quindi qua adesso posso mettere soltanto la testa che fa tipo le cornina con le freccette. E poi posso mettere o di nuovo la testina con il semicerchio con in cima ai braccini due pallini. Oppure la testa di una lampadina. Ok, No, le bacine devono avere il triangolo alla fine. e quello c'è. Però posso mettere tra questi due pezzi adesso o un altro cerchio con i tondini oppure la testa di una lampadina. Prova a mettere il cerchio. Aspetta, però. Perché fa la testa della figura e ce ne ho. Posso metterne una con un occhio centrale oppure quella vuota. Quella vuota. Ok, ha preso fuoco tutto e non ho capito che cazzo sia successo. Aspetta, da me sono compassi. Ti sono compassi dei simboli. Dove? Non lo so, ti ricordi la struttura quella che c'era nella lobby?
No, però sono nella zona centrale. Madonna, non si vede una fava. Ok, beh, che cazzo è stato? Allora, hai presente la parte dove che c'avevo le candele io? Adesso posso selezionare ogni... Madonna, che rumori orribili. Posso selezionare ogni casella attorno in modo da far accendere un simbolo. Penso che tu debba dirmi quali devo accendere. Sì, ma la mia prima era una domanda. I simboli mi sono comparsi nella struttura che c'era nella lobby. Non ti stavo dicendo, tu sei lì. Ok, scusa, che non avevo capito. Non avevo capito questo. Vabbè. Vai tranquillo. Allora, non so bene da dove iniziare. Cercherò di seguire un percorso perché è fatto un po' così. Allora. Il primo simbolo da cui proviamo a partire è una linea con un rombo in mezzo. Tu dov'è che ce li hai, scusami, questi simboli? In mezzo alla struttura, proprio dentro alla struttura che c'è nella lobby, quella specie, non so come definirla. Sì, ma io la struttura della lobby non me la ricordo. Quello che sto cercando di capire è: in questa stanza tu i simboli li hai di nuovo nella zona dove che era centrale, dove che abbiamo acceso le candele, li hai da un'altra parte, li hai messi su un muro, li hai disposti a cerchio. Disposti a cerchio, ma c'è una linea nera che li collega. Non so da dove parte, però non c'è scritto 1, 2, 3. Ti forma una specie di. Si sono messi a cerchio e ti forma una specie di stella che li collega tutti l'uno con l'altro? No, non mi forma una stella, è tutto fuorché una stella, sto coso. Ah, cazzo. Allora, proviamo a fare una roba di questo genere. Tu dimmi da che simbolo parti, ma mi dici perché sono otto i simboli. Aspetta, 1, 2, 3, 4, 5. Allora, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Sono 8 simboli, giusto? Tu li hai disposti ad ottagono. Sì. Ok, per cortesia, dimmi da quale partiamo, perché se io devo star qua ad illuminare ogni pietruzza che ho, divento scemo. Ma io te lo stavo dicendo da quale volevo partire, perché appunto la linea non capisco da dove parte. Sì, ok, però io i simboli li ho nascosti dentro la pietra. Io per sapere che simbolo ho, devo accenderlo. Quindi dammi la posizione geografica nell'ottagono, così accendo quello. Quello intendevo io. Perché tu prima mi hai detto, partiamo con questo simbolo qua, che è fatto così. E io non so qual è, cioè non li vedo bene sti simboli, sono quasi nascosti, cioè son fatti abbastanza da cani. Eh sì, allora adesso ho capito, devo solo cercare di capire come dirlo. Allora, il simbolo da cui volevo partire, appunto quello che ti ho spiegato prima, è uno che sta alla base dell'ottagono, all'estremo destra della base. Ma è il simbolo di Berserk. Ok, ora, partendo dalla base, 1, 2, tre lati a sinistra c'è un simbolo che sembra una X con due rombini che fanno cucù. Ok, si è accesa una linea rossa di fuoco in mezzo a queste due cose. Ok, stiamo facendo bene. Ok, con calma. Ok, da dove sei tu?
da quel simbolo lì, lato proprio opposto, quindi dritto per dritto, c'è il simbolo dell'infinito. No, allora. Ehi, si è spento tutto. Allora, di fronte dal lato opposto, che sarebbe quello subito a destra del simbolo iniziale, quello di Berserk, io ho tipo un asterisco, non ho l'infinito. No, non intendevo l'asterisco, intendevo l'ultimo che è acceso. Allora, con calma. Noi siamo partiti da quello di Berserk. Siamo arrivati alla croce con i due rombetti. Però io di fronte, letteralmente di fronte alla croce con i due rombetti, ho l'asterisco. Il simbolo dell'infinito, tra virgolette, che è più una clessidra, è uno a destra. Vabbè, devi fare quello. Ok, ho la clessidra. Dalla clessidra. Scusa, sono stato un nuovo follower. Allora, dalla clessidra. Proprio all'estrema destra, dove si trova il simbolo di un tuono e della saetta. All'estrema destra, era lì a fianco. Della saetta ci dovresti trovare un pescetto. Ok, sì, è un pescetto strano di quelli di Dredge. Poi davanti all'opposto del pescetto strano dovresti trovare il simbolo di DNA. Il simbolo di? Sono praticamente due D che si incrociano. Ok, però il mio. Perché io avevo capito il simbolo di D e basta. Aspetta di finire di parlare prima di mollare il tasto, perché sennò ti si sfancula tutto. Eh sì, scusa, pensavo fosse sentito, ma comunque è anche il simbolo del DNA, praticamente, può essere rappresentato. Ok, ho messo il DNA, più che altro perché ho sentito D, ho detto oddio, DND, mi dice adesso. Hello? Mi senti? Ok, Adesso sì. ho messo il DNA. Adesso penso, visto che non ho collegamenti con un. Mi rimangono solo due simboli. Il simbolo della doppia M collegata assieme, che fa tipo una scatoletta. E quello dell'asterisco. Visto che l'asterisco non è collegabile al DNA, penso di dover mettere la doppia M. Correggimi se sbaglio. No, esatto, doppia M. E quindi adesso la doppia M la devo collegare con l'asterisco. Esatto. GG, nani. GG. Non so dove devo uscire, quindi aspetta un attimo a farmi le... E se voglio tornare di là? Oh beh. Easy. Stai
attento. ti Cosa è spiego, successo? ti spiego. Allora, mi sono ritrovato in una stanza con delle scale a chiocciola. Ho detto, vabbè, magari lei starà facendo qualcosa e quindi le servirà del tempo. Ho esplorato un pochino la stanza. Sotto le scale c'era un libro che avrei potuto leggere e una leva che brillava a intermittenza. Finisci pure. Ok. E appunto poi c'erano le scale. Ho salito un pochino le scale perché ho detto, vabbè, vediamo che cosa c'ho. E avevo la strada bloccata da delle lance. E penso un enigma che aveva dei triangoli, dei quadrati tipo di 6 e di 4, e che erano messi a croce, come se dovessimo appunto formare un D6. Ho detto, vabbè, Ok. tutte queste informazioni gliele do dopo, così è tranquilla, così sa quello che deve fare. Torno indietro e il pavimento non c'era più. Ero lì del tipo, ma come? Ma mi serve, devo tornare lì. E mi sono buttato nella lava. Allora, ok, io ho trovato anche un libro, una leva, e l'ho tirata pensando che fosse un unico modo per uscire, perché non vedevo cosa si era aperto io per uscire. Ah, mi sa che mi hai aperto le... Ma non sapevo come uscire. Aspetta, magari forse non era necessario, perché secondo me non ho visto bene che si era aperta la porta, perché i suoni hanno deciso di andare su. Allora, vabbè, riproviamo da checkpoint. Adesso non tocco la leva, vado avanti. C'è chi è che giocatori che parlano la tua lingua? Prova il nuovo filtro lingue. Che mio, dice. Pronto, pronto, qui base, base chiama Frenchy. Frenchy rispondi, passo, Roger. Sì, ci sono, adesso devo vedere come uscire per davvero, perché non posso uscire. Allora, il libro racconta una storia. Allora, provo a tradurtela come meglio riesco, perché sai che io ho molta fatica con l'inglese. Avevi detto qualcosa, scusami, che visto che sto leggendo non vedo se tu mi stai parlando o meno. No, vai tranquillo, sono anch'io davanti al mio libro e puoi dirmi tranquillamente. Allora, la storia comincia con: già tre dei miei figli sono morti. Io posso non capire come questi sfortunati eventi continuino a keep pestes. Pester, pest. Vabbè, continuano a colpire la mia famiglia. La morte di noi of our ill has la morte del nostro più giovane figlio, del nostro più giovane Charlotte, della nostra più piccola Charlotte. Ha avuto un certo impatto sulla mia cara Leonora. Specialmente. So short after the gift. Birth. Ah, specialmente dopo il dono della nascita del nostro secondo figlio Philippe. Ma forse è stato a relieve. Boh. Per 3 lunghi anni Leonora ha continuato a guardare ha continuato a watch over, penso che sia controllare, quel piccolo sickly girl. Ah, quella piccola ragazzina cioè malata. E ogni giorno io vedevo un pezzo di quella forza. Ma che cazzo? Cioè, donna amorevole. Io sono. Cioè, mi sono innamorato. With her and I. Guarda, ti faccio una foto, te la mando, ti giuro. È inglese antico, è arcaico, giuro. Traduco e non ti preoccupare.
Anche se credo che non serva, perché alla fin fine non ci spiega come fare gli enigmi e robe del genere, penso che sia unicamente un approfondimento di lore. E vabbè, noi leggiamo anche perché il mio è diverso. Dove l'hai inviato? Te lo sto inviando su Telegram. Allora, già tre dei miei bambini sono morti. Non posso capire come questi sfortunati eventi hanno continuato a pestare la mia famiglia. La morte della nostra più piccola, Charlotte, ha avuto un impatto enorme sulla mia cara Leonora, specialmente dopo aver avuto il dono della nascita del mio secondo figlio Filippo, ma forse è stato anche un sollievo. Per tre lunghi anni Leonora ha continuato a guardare quella piccola ragazza malata, ed ogni giorno io vedevo un pezzo di quella forte donna amorevole di cui io sono in cui sono innamorato, e poi è morta. Ebbene, è soltanto diventato peggio quando anche Filippo si è ammalato con il fuoco del diavolo, vedendo la sua pelle praticamente quasi a sciogliersi, non è stato difficile come quando la sua come, come vedere uno dei suoi episodi da psicotico. Perfetto, era ancora impazzito. Fino a questo giorno lui ha continuato a seguirmi nei miei incubi. Allora, è arrivato all'apice, visto che l'ultimo mese era il mio unico modo per sopravvivere, no, l'ultimo erede sopravvissuto è John, che è morto però durante. Che palle! Non so come è morto, però Leonora Madonna! Fra? non parlava più con me, non parlava più con me, e te credo. Lei continuava a camminare e lasciava soltanto le nostre due figlie con la loro praticamente tata. Ho paura che la prenderò per sempre se lei non se lei non fosse nella stanza Madre con lei in Vergine! quella stanza. Mi ferisce anche di più sin da quando mi fa male il fatto che non ce l'ho più al mio fianco, non solo come re, ma anche come marito. Per provarle che io che mi interessa ancora, ha continuato a dare l'affetto in modo molto profondo. Ha fatto queste stanze per lei praticamente, se noi possiamo visitare i nostri amati bambini insieme. Spero solo che non sia troppo tardi per il perdono. Ma è tutto scemo questo qua. Probabile, dico soltanto comunque che in un paio di occasioni mi stavi uccidendo i timpani. Ok, cosa dice il tuo? Sì, però. Ok, dimmi cosa mi dovevi dire. Ah, scusa, stavo leggendo e non vedevo se mi stavi parlando o meno, cioè avevo il libro davanti. No, solo detto che avevo il telefono di fianco, quindi scusami, non avevo fatto disturbo con il coso, scusa. Ok, stavo per dire, adesso leggi il tuo, che stiamo scoprendo un po' di più la lore del nostro amato Repaz del Jester.
Se adesso leggo il mio, a parte che il mio è più un rituale. Allora, mi dice prima che l'altare ha bisogno di essere illuminato da 6 candele. I simboli magici devono essere... Oh, imbroidera, che cazzo significa imbroidera? Devono essere forse tracciati con un qualcosa fatto da capelli innocenti, e per scappare alla morte un grande sacrificio deve essere fatto. Poi c'è l'altra pagina, la fase 1. Raccogli i miei amici e lascia che le loro menti e i loro corpi siano illuminati attraverso la luce di queste candele. E poi sotto c'è scritto re, guardia, guardiano, advisor, consigliere, prete. Poi c'è la fase 2. Portate avanti la donzella innocente e tagliate i capelli. Le sue ciocche si incatenerranno a noi in questa ci incatenerranno a questa vita terrena, così noi non andremo mai nella porta del paradiso o dell'inferno. E i nomi sono Leonora, Katia, Emily e Nikki. Poi c'è la fase 3. Con questi coltelli e queste parole, il suo sangue ci farà un patto col fato. Per il suo sacrificio noi regneremo per sempre su queste lande forever. Fine. Allora, ho come l'impressione che quelle fasi ci torneranno utili dopo, perché re, guardia, guardiano, principe, arcivescovo, cazzi e mazzi, ho l'impressione che saranno tipo dei manichini che dovremo buttare nel fuoco. Poi dovremo fare roba, insomma. Vabbè, provo a tirare la mia leva, quella che ho a fianco al libro. Vediamo cosa succede, ok? A te è cambiato qualcosa? No, forse io devo davvero tirare la mia leva, non andare nella lava. Tira la leva. No, perché ho capito, a me si apre il coso unicamente quando che... A me il pavimento si apre unicamente quando che esco dal... quando che vado via da lì. Quindi tira la tua leva e inizia a salire le scale, vediamo se cambia qualcosa. Si è aperta una stanza e mi si è chiusa. A me si stanno togliendo i gradini, quindi vediamo di muoverci per cortesia. Allora, l'unico... Ma non so che farmi. Fammi parlare. Allora, io l'unico indizio che posso darti è che ho una croce. Sono quattro quadrati, uno sopra l'altro, e poi... All'altezza del terzo quadrato a salire ho altri due quadrati a fianco, quindi ho letteralmente, come dicevo, una croce. Ho due triangoli, due pentagoni, un quadrato e una rosa dei venti che mi indica il nord verso sinistra. Tu hai qualcuno di questi simboli? Sì, li sto cercando. Mi ripeti con calma. La rosa dei venti. Ho due triangoli, due pentagoni e un quadrato. Puoi ripetere perché non ti ho sentito, non so per quale motivo mi sono buggato. Se premi, come che continui a fare, non mi senti.
Comunque, sto per finire di sotto perché mi si sono aperte quasi tutte le scale. Ho una rosa dei 20, due triangoli, due pentagoni e un quadrato. Sto morendo. L'avevo trovato, ma non capisco dove devo metterlo. Allora, dobbiamo metterli a croce. Quindi, quello che dobbiamo fare letteralmente è non a X, proprio a croce. Quindi, i due quadrati più in alto, quindi quello in cima e quello subito sotto, sono i due triangoli. Quello in fondo, quindi alla base della croce, è il quadrato, sempre se non me li ha cambiati adesso. Poi la rosa dei 20 sta nel braccio di sinistra e i due pentagoni, quelli, stanno nel braccio di destra e nel quadro centrale. Sì, che io ho dei quadrati, cioè dei cubi, ho dei cubi con tutte queste cose. Ah. E me lo fa mettere sopra un sarcofago. Ok. Forse anche al centro c'ha un quadrato, però io non me lo fa posizionare altrimenti. Vabbè, allora dovrei partire da quello. Dovrei costruire la... Dovrei fare la croce partendo da quello. Non posso fare una croce. Ascolta, tu puoi salire le scale prima di... Cioè, se io adesso ti apro l'affare, tu puoi già andare dentro e guardare come funziona sto affare? Prova perché non ci ho fatto caso. Tira la tua leva prima di salire, perché sennò restiamo qua bloccati, eh? Ok, ora devi tirare la tua. Io la mia l'ho tirata. Ok, mi si è tolto il pavimento iniziale, quindi forse adesso in teoria ti si dovrebbe essere aperta la porta. Sì, adesso sì. Ok, ti si apriva la porta unicamente quando si comincia l'enigma. Comunque si sono veloci a togliersi queste scale di merda. Sono cambiati la posizione dei simboli. Allora, partendo dal basso, abbiamo un triangolo. Il quadrato sopra, la rosa dei 20. Il quadrato sopra, un altro triangolo. Il quadrato sopra, il pentagono. Nel braccio di sinistra il quadrato, nel braccio di destra l'altro pentagono. Non c'è la rosa dei 20 stavolta. Come fa a non esserci, scusami? No, ti stavo chiedendo, non c'è la rosa dei 20, punto di domanda. Sì, c'è. È il quadrato sopra il triangolo che fa da base alla croce. Ok, ripetimi un attimo tutti gli altri cosi. Allora, partendo dalla base, triangolo, rosa dei 20, sopra la rosa dei 20 l'altro triangolo, sopra il triangolo il pentagono, poi nel braccio di sinistra abbiamo il quadrato, nel braccio di destra il pentagono.
Ok, ce n'è un'altra. Allora, i simboli sono sempre quelli, quindi penso che tu possa o tu debba o cambiare sarcofago o sistemarli in maniera diversa. No, io devo cambiare stanza, è proprio diverso. Vai. Allora, la base è la rosa dei venti. Sopra abbiamo il pentagono. Sopra un altro pentagono. Sopra abbiamo il triangolo. Nel braccio di sinistra il quadrato. E in quello di destra il triangolo. Corri alla prossima, che è anche l'ultima. Ok, ci sono. Allora, base quadrato. Sopra il quadrato c'è il pentagono. Sopra il triangolo. Sopra il triangolo. Nel braccio di sinistra la rosa dei venti. Nel braccio di destra l'altro pentagono. Sì, però non vale, adesso togli 3 gradini alla volta, sto coso. Sto morendo. No, non è facile, sono sempre 6 cubi diversi, tutti strani e devo correre in 300 stanze diverse, sono... Lo so, ma no, no, non sto dicendo che è colpa tua, è che sto a fare veramente, cioè, sempre più veloce a togliere i gradini. Cioè, o siamo perfetti senza mai sbagliare un colpo, o porca puttana, cioè, Oh, questo è i tubi pazza. punto due, eh? Ma io questo almeno si è capito. Calma, i tubi ancora non sono stati battuti. No, per il livello comunque di rottura di coglioni, questo è i tubi. No, Ok, quello ok, anzi, sai capisco. cosa? Scusa, questo non è i tubi, questa è la bobina Tesla. La rottura di Vero? coglioni che è allucinante. E prova a non sbagliare, però. Allora, io provo a non sbagliare, però a volte cerco di fare, di seguire le cose del cinema. Va bene, dai. Prove. Allora, tira la leva e corri nella prima stanza. Ok, sto per... Allora, la base è pentagono. Poi sopra pentagono. Sopra la rosa dei venti, sopra il triangolo, a sinistra il quadrato, a destra il triangolo. Quindi ricominciando, base, pentagono, pentagono, rosa, triangolo, a sinistra quadrato, a destra triangolo. Mi dici cosa, specialmente cosa c'è in cima? Cioè, vale, non la faccio prima. In cima alla croce centrale c'è il triangolo. Così, ogni volta. Ok, allora, ti devo dire solo quello che c'è in cima, quindi. Ok, Perché così ho solo 2 cubi da usare. in cima ho il pentagono.
Penso di aver capito, ogni volta che sbagli mi togli 8 gradini. Che palle! Pensavo di aver trovato invece non è vero! Ma neanche la mia idea ha funzionato! Riproviamo. Ce la stavamo facendo comunque. È fattibile. L'ultimo devi. Per l'ultimo bisogna proprio essere speedy. Allora, io adesso te li dico in ordine. Tu ricordati sempre che io parto dal basso verso l'alto. Poi prima faccio il cubo, cioè il braccio di sinistra e poi quello di destra, ok? Peccato che mi sto immaginando appunto un cubo aperto. Allora, sotto abbiamo il pentagono, sopra il quadrato, triangolo, pentagono, rosa dei venti, triangolo. Senti? No, Sì, non ho toccato niente stavolta, sia chiaro. ok, allora è proprio il gioco che è fatto col culo, perché ogni tot secondi mi toglie 8 gradini, perché c'ha voglia. Comunque, ti devo ridire il cubo? Sì. Pentagono, quadrato, triangolo, pentagono, rosa dei venti, triangolo. Perché sono sempre io quello che deve morire? Ok, vai nella prossima stanza. Sono dentro. Quadrato, pentagono, triangolo, triangolo, rosa dei venti, pentagono. Ripeti, con più calma, per favore, lo so che sei in ansia, non capisco il primo. Quadrato, pentagono, triangolo. Triangolo, rosa dei venti, pentagono. Quello centrale. È un triangolo. Quadrato, pentagono, triangolo, triangolo, rosa dei venti, pentagono. Sto morendo. Che difficile immaginarsi un cubo aperto Fatti un e poi disegno. guardare tutti e 6 cubi. Ho capito. Fra, prendi un No, pezzo di pensavo anche carta. qua. Stavo andando a caso a un certo punto cercando di farlo veloce, non è storia. Prendi un pezzo di carta con una penna, ti Pensavo disegni. che guardare solo il centrale mi avrebbe aiutato, ma il centrale non è necessariamente il lato che va sopra, immagino. Mi senti? Pronto? O sì. Oh! Hello? Mi senti? Adesso sì. Mi sono dovuto smutare da Discord, è mezz'ora che ti parlo. Non ti sentivo, scusami. Infatti Dicevo. stavo ignorando. Dicevo, prendi un pezzo di carta con una penna, disegnati una croce e ti fai 1, 2, 3, 4 dal basso verso l'alto, al braccino di sinistra il 5, braccino di destra il 6. Sì. Così sai che in base a come te li dico, così non te lo devi immaginare, ce l'hai davanti.
No, sì, il mio problema è il fatto che io ho i cubi formati e Ma tu... devo ruotarli per capire co dove come sono, per capire i simboli che mi dici. Io ho proprio i cubi fatti bene. Ok, ma questo tu non me l'hai mai detto. Toto, c'ho un cubo. Grazie, io pensavo che con i cubi dovevi formare una croce. No, lo devo sacrificare in sto coso quadrato in modo che mi apre le porte, perché io poi vengo chiusa lì dentro. E se sbaglio devo pure aspettare a cercare di trovarne un altro, perché si aprono delle gratte sui cubi, non posso prenderli. Per questo ti chiedevo quello centrale, perché mi stavo immaginando come è fatto un cubo aperto, praticamente a punto di croce, e quando lo fai, lo fai tutto lì, mi stavo chiedendo, ma quello centrale è la base o è il coso che va sopra? Non c'è un modo di dire se quella è la base, quello è quello che va sopra, quello che va sotto. È un cubo. Da qualsiasi lato che tu lo guardi, qualsiasi lato può andare sotto, può andare sopra. Oh, non hai capito cosa intendo. Non so se tu li hai mai costruiti Sì. con i cartoncini Sì, ne ho costruiti a e diciamo. migliaia di quei cosi. Sì, ti fanno fare tutta la crocetta lì così. E Sì. c'è un modo per comporli. Credo che questo stia usando quel ragionamento. Io non so se il cubo, cioè il quadrato centrale di quel progetto è la base dei miei cubi o è quella che sta sopra quando si compone, perché è da una vita che non compongo il cartoncino dei cubi con il progettino sotto. Spoiler, è indifferente. In realtà no, se è un progetto non è indifferente la base o il sopra. Sì, perché tanto non è un triangolo, Francesca, non è un qualcosa che lo appoggi lì e finisce. È un cubo, qualsiasi lato può essere la base. Uno Ma può anche questo usare qua. quello stesso schema là e prendere uno dei due braccini e dire, boh, questa sarà la mia base. Ma loro magari per il gioco in questo momento credo assolutamente di no. Credo che quello centrale o è la base o è sopra. In questo caso secondo me è la base. Perché loro non è che dicono sì, ma perché altrimenti non avrebbe senso, dovresti davvero andare a tentativi, se vai a tentativi muori. Allora, possiamo provare in questo modo. Io ti dico il primo, quello in basso, e il terzo, che sono i due opposti. Se hai un cubo con quei due simboli opposti, proviamo. Perché è l'unica cosa che mi sta venendo in mente in questo momento. L'unica. Oppure fare l'altro, sempre il coso, dirmi sempre il coso centrale e magari quella devo pensare come base. Ma non ha senso! È complicato perché io li ruoto, sì, però. Ma no, ti dico quello da un lato e quello dal lato opposto. Se c'hai quel cubo là, bene, se no lo scarti e vai avanti. È l'unica, perché se ti devo stare qua e dover. Già mi si toglie prima un gradino, poi due, poi otto, perché ogni 3 secondi me ne toglie otto. C'ho fretta anch'io, perché a una certa non ce la faccio più a dover dire ok. Cado, muoio, dobbiamo rifare. Ricado, rimuoio, dobbiamo rifare. Ricado per la terza volta, rimuoio per la terza volta, dobbiamo rifarlo per la quarta volta. A sto punto abbiamo, ti dico, la base è quello che sta dall'altro lato. Se tu ce ne hai due uguali, ti dico il resto. Se no, usiamo solo quello. Ah, va bene, io ci provo. Ok, boh. Mi rimuto qua su Discord e speriamo che adesso dal gioco mi riprenda il microfono.
Senti? Mi senti? Ok. Sì, ti sento. Adesso tiro la leva e vado su al primo enigma. Ok, sono dentro la stanza. Allora, la base è un triangolo, dall'altra parte è un altro triangolo. Ok, forse. Sì, hai aperto, ok. Allora, che cazzo è stato? Allora abbiamo come base un pentagono e dall'altro lato la rosa dei venti. Ok, ultimo. Alla base abbiamo la rosa dei venti e dall'altro lato un pentagono. Sbagliato, provo a vedere un altro. Vaffanculo alla scala. Posso uscire, incredibile. Allora, ok, ma ha preso il checkpoint. Io direi che per oggi magari ci possiamo fermare qua. Sì, sono d'accordo. Anche perché quest'ultimo fare qua ci ha proprio sfiancati e questo la vedo ancora più tosta perché sono dentro una specie di armeria con un timone e tanta lava. Uff, ok, allora vediamo, ti lascio morire. Madonna santa. Si Guarda smutta. che non era così facile, ci siete dopo, guardi la mia live e capisci che cavolo di intrippo mentale c'avevo anch'io. Poi io c'avevo pure il coso che io c'avevo oltre 8 stanze, una decina di stanze, e non vedevo quale si era aperta, dovevo correre intorno e capire com'era. Ma io guarda che infatti cioè volevo bene andare a vedere com'è che era il tuo enigma perché Vai, vai pure, vai. nel momento dopo dopo finiamo prima la live. Sì. Cioè perché nel momento in cui dovremo farla al contrario, dovrò essere io a sentirmi i tuoi urli e le tue bestemmie. Beh, questa cosa ha funzionato, ma perché io ero convintissima che quello centrale, perché magari mi hanno insegnato così che per fare prima il quadrato centrale era assolutamente quella base. E per il primo c'è anche andata anche di culo, e anche per il secondo, poi il terzo non ha più funzionato il mio ragionamento.
Ah, che magari ce n'erano due uguali. Non lo so, adesso non mi ricordo, perché poi è un casino, perché quando lo selezioni, tu lo selezioni con il tasto sinistro, no? Lo giri. Per uscire io ripremevo il tasto sinistro, no, dovevo fare esc perché altrimenti me lo prendeva in mano e non potevo prendere niente. E ero lì, quindi dovevo rimetterlo giù. Oddio, questa è una roba orribile. Le avrò tipo lanciati per aria quei cubici. Da mo', poi per il gioco si rimettevano a posto, va bene, però canonicamente in realtà quei cubi sono sparsi per terra. Sì, canonicamente quei cubi. Adesso è dovuto. Doveva passare costantemente il gesto per sistemarli, perché sennò c'è. Esatto, io che gli lanciavo in testa. Cioè, è stato. Mamma mia, che complicatezza. E quindi quei momenti in cui a volte no, non riuscivo a mettere giù il cubo era perché non capivo perché me lo tenevi in mano. Io dico, ma non volevo questo, mettilo giù, metti in giù, lascia. Cuccia! Molla! Sì, probabilmente. Non è molle, non lo mollava, sembrava appiccicato. Sai quando nei cartoni animati si appiccica qualcosa alla mano, lo fanno con la mano. Sì, ho Velocissimo, presente. esatto, quello io stavo facendo. Va bene. Va bene, dai. È stato comunque divertente. Di certo con Together hanno fatto le cose un pochino meglio, posso dire. Allora, carini alcuni enigmi. C'è Sì. il primo della cripta. Cioè, a parte appunto, vabbè, siamo arrivati al nostro scoglio, tra virgolette, al nostro giro di boa in questo caso, con la bobina Tesla 2.0. Anzi, 0.5, Sì. perché questo gioco è uscito prima. Però, Esatto, 0.5. cioè, non ha molto senso l'inizio, cioè noi eravamo in quattro perché uno si è stancato, gli altri due se ne sono andati. Ma siamo dei figli di puttana? Cioè, gli altri hanno detto, no, voi continuate, lui si è stancato, io torno con il mio amico stanco, voi due continuate l'esplorazione. Ma camparsi? Tipo, cosa è che Cioè, a meno fanno? che il fatto che, oddio, no, aspetta, perché noi siamo partiti in quattro. Nel primo We Were Here, noi cioè, eravamo in due, siamo arrivati al castello. Sì. E abbiamo lanciato il flare. Quindi quelli lì che All'inizio, sono. gli altri due, che noi stiamo giocando adesso, sono gli altri due dello stesso gruppo, che sono arrivati perché hanno visto il flare. Perché probabilmente i primi hanno detto: oh, ce ne abbiamo due dietro che stanno morendo di freddo. Spariamo il flare, li facciamo arrivare qua, ci accampiamo qui e poi ripartiamo, quando che stiamo meglio. E gli altri due non hanno trovato lì nessuno e hanno detto: oh, abbiamo una radiolina, usiamola, teniamoci in contatto. E si sono divisi invece che andare dritti. Ma allora siete teste di cazzo! Forse non riuscivo, allora, forse non riuscivo ad aprirla, ok. Still non andrei in un posto in cui mi devo separare dal mio compagno senza sapere che posto è. Anche perché qua non ho capito se questi qua stanno esplorando perché sì, perché sono esploratori e va bene, però c'è un castello nel coso, la prima cosa che fai è entriamo senza fare un minimo di indagine. Anche perché se c'è questa cosa di spedizione sembra veramente molto sfigata, mai quanto come il re che ha avuto 3 figli e se sono morti 50 milioni. Ne ha avuti più di tre. Sì, ma i primi 3 figli sono morti, poi è arrivato l'altro, poi è morto l'altro, è impazzito, ha fatto il patto col diavolo, e detto, vabbè, ho capito. Cioè, e mia moglie non mi parla, è certo. E che te ne dico? Allora costruisco le catacombe con i corpi dei nostri figli, così magari li andiamo a visitare insieme. Così magari torna a parlarmi, ma che sei scemo? No, è il modo peggiore per triggerare un trauma. Dei modi più veloci per far rivivere il trauma. Anche, cioè proprio. Cioè, piuttosto dici, abbandoniamo questo castello, andiamoci nella qualche altra parte, costruiamo una nuova vita. Sarebbe stato molto più salutare anche per lei. Magari basta fare figli, aiutatemene. Poi Aiutatemi. soprattutto, brutto idiota, cioè,
Ti sei fatto il castello in una landa ghiacciata. Ovvio che i tuoi figli si ammalano. Imbecille! Adesso dice il raffreddore e lui non aveva il tachidol. Guarda che te ci ridici scherzi, ma non era così improbabile. Cioè, io non ti parlo del Medioevo e tutte queste robe qua. Fine degli 800. Era un attimo che raffreddore, polmonite, tac, si moriva. Quindi. Ma lo so, dice mio figlio, no, polmonite, non ti preoccupare. Cioè, quello nonno materno che non ho mai conosciuto ed è stato. Lo so, ma però quello che comunque intendo dire è che questi qua sembrano molto più antichi. E adesso, vabbè, io ho fatto la battuta, però sì. Però questo qua sembrano essersi malati comunque molto in fretta, quindi non credo che adesso sia collegato a una malattia tipo peste o altro, ma credo che loro hanno fatto il passo più lungo della gamba, cioè, secondo me era proprio il posto che non era adatto per vivere. E lui adesso sta cercando tutti i modi di tirare su la moglie, che non so per quale motivo è ancora lì. Ci sono rimaste le ultime due figliole con le maid, però. O magari era la madre che passava loro la malattia. Una malattia che sì. Dopotutto comunque, e dopo questa io chiudo perché devo scappare perché se la piada mi prende mi picchia. Io dico soltanto che la vita è una malattia sessualmente trasmissibile. Va bene. Però è vero, pensaci. Però Dai, vabbè, è vero. a parte questo, credo che sia semplicemente andato tutto in malora a un certo punto e loro non hanno saputo gestirla. Cioè, c'è uno dei figli, ricordo, che ha fatto il patto col diavolo, I allora, figli? Non era stato il padre? no, un figlio aveva fatto un patto col diavolo, uno solo dei figli aveva avuto un attimo un psicologo. No, il padre no, è lì che si dice: ma perché accadono tutte queste cose? Ma c'è questo e c'è quell'altro, faccio la catacomba per mia moglie. No, no, scemo, che fa? Oh no. Quindi noi siamo, cioè, perché io ho la brutta abitudine che in queste stanze quando non ho niente da fare mi metto a correre sopra le cose. Io ho saltellato più volte sopra la cripta e sopra le varie bare, ho pestato i figli del regnante. Sono maledetto, Io dovrò morire io. ma anch'io l'ho fatto, Ma sì. io l'ho detto prima, quindi Dipende. tocca a me. Ah, va bene. Ma dipende anche cosa succede, anche perché qua dici di sacrificare una donna e adesso, ridendo, scherzando, non sappiamo effettivamente il sesso dei nostri personaggi. Penso che sia indefinito, ma non penso che dovremo. Neanch'io. Non penso che saremo noi a doverci sacrificare nel rituale che dicevi te. Penso che quello sia Speriamo. un rituale che sia già stato fatto. Che però noi Sì. comunque, da una parte, secondo me, dovremo, tra virgolette, ripercorrere in qualche modo. Però secondo me alla fin fine sarà. Perché comunque ti ricordo che nella prima lettera che io avevo letto. Diceva comunque che sì, l'amore è bello, è litigarello e tutto quello che vuoi, però il sacrificio è più elegante. Io avevo invece la parte, forse prima del sacrificio, perché le hai detto semplicemente le cose dolcissime, se ti ricordi. Sì. Quindi io sto seguendo le orme del Signore, E io del che era contadino. innamoratissimo. E tu dici, ma chi è il contadino però? E se Chi il è il contadino contadino? fosse quello di cui era innamorato il signore? Vuol dire che forse lei non era di sangue nobile, ma lo è diventata dopo? Può Potrebbe essere. essere. Può essere. Non era comune, cioè. Era Adesso comune si se era la seconda o la vede. terza moglie. La prima di solito era Sì. sempre di sangue nobile. No, quello sì, ma poi dopo con il tempo è stato anche più. Anche Sdoganato. la prima volta, sì. Di recente anche la famiglia reale britannica di questi tempi, cioè, hanno preso persone assolutamente comuni, certo abbastanza benestanti, quello sì, quello ok, però cioè, non è che erano di sangue reale o altro, non Erano comunque nobili, tendenzialmente. erano. No, Duchi, Fate duchi. non era nobile. No, ok, però non, cioè, comunque il fatto era che se non erano nobili era difficile all'epoca. Poi si è andato via via più Più
più Sì, parlo rilassando parlo dei questo. giorni nostri adesso, infatti, Sì, sto sì. parlando dei giorni nostri appunto per confermare il fatto che sono sdoganato. Poi ovvio, c'è sempre un po' la preferenza al nobile, ma lì lo capisco. Don't you Però dare sneeze, Camilla. Don't you dare. va bene. Però forse per lui era la prima moglie, visto che si è innamorato così tanto, quindi Però, boh, non lo so. vabbè, adesso non c'entra tanto se era la prima o seconda moglie, credo che sia quella che è rimasta, quindi C'è anche comunque da dover considerare una cosa, cioè loro hanno, i creatori del gioco hanno fatto finora una trama che è abbastanza lineare, se lo guardi Sì. nella sua interezza, perché noi siamo cominciati che eravamo due dispersi, due sopravvissuti a una bufera di neve. Abbiamo Sì, lanciato un una parte di flare, per peggio. quale motivo? Esatto. Motivo che non sappiamo. Siamo arrivati poi a dover compiere degli enigmi perché qualcuno ci aveva tramortito. Ok. E poi uno di noi due si è sacrificato per restare indietro. Perché era l'unico modo per far fuggire l'altro. Sì. Eh sì, in due non si poteva uscire. E di nuovo, nel secondo capitolo, eravamo in quattro all'inizio. Visto che gli ultimi due faticavano a stare dietro ai primi due, i primi due hanno detto: Bon, riposatevi, noi cerchiamo probabilmente cerchiamo un riparo e vi segnaliamo con un flare dove siamo. E noi Ok. abbiamo visto appunto all'inizio del primo che lanciavamo il flare, e quindi abbiamo ricollegato i puntini. I Ma due forse erano i due poveri stronzi che abbiamo utilizzato nel primo capitolo. E noi siamo arrivati lì. Quindi l'unica opzione adesso è che o alla fine di We Were Here 2 i nostri protagonisti lanceranno un altro flare, o nello stesso periodo in cui i primi protagonisti di We Were Here hanno lanciato il flare, i protagonisti di We Were Here Together hanno visto il flare, hanno sentito la richiesta di aiuto dei protagonisti di We Were Here 2 e si sono precipitati. Oddio. Perché in We Were Here Together noi siamo una squadra di soccorso. In We Were Here siamo degli stronzi qualsiasi. In We Were Here Together siamo esploratori. In Forever siamo dei non morti. Perfetto. Sono d'accordo. È solo che posso dire che questa squadra di spedizione sono dei pezzi di culo perché Sono proprio vedi sfortunati. che, cioè, più che altro vedi che stanno facendo fatica, trova un riparo in una caverna, così comunque se vai dentro al castello non ti separare. Cioè, perché cosa pensavano di trovare? Perché poi dipende se loro sanno dell'esistenza di questo castello, che comunque non è sempre lo stesso. Non mi sembra che sia lo stesso castello che vediamo in tutti i capitoli, sai? Allora, il castello è diverso. Può essere che noi esploriamo ali diverse, perché comunque nel primo We Were Here siamo. Allora, tu sei nella biblioteca. Io mi Sì. devo fare il giro cioè, appunto, tu sei stata nella biblioteca per prima, quindi canonicamente te eri la bibliotecaria. Sì. E io mi sono dovuto fare il labirinto coi tubi, la prima stanza. Cioè, due o tre stanze, un labirinto, sono passato all'esterno e dopo siamo arrivati nel teatro. In questo gioco, probabilmente loro sono arrivati da un altro ingresso e per il momento stanno facendo catacombe, piano piano stanno risalendo. Dici che è solo Stiamo molto esplorando grande? ali diverse, perché nel terzo gioco noi non arriviamo al castello tramite una distesa innevata. A caso, noi prima appunto Sì. dobbiamo, vabbè, prima di tutto uscire dalla nostra caserma perché siamo stupidi, ci siamo ubriacati come le spugne e abbiamo lasciato le rotelle ovunque. Poi abbiamo dovuto fare, cioè, tutta una roba di salite e discese con gli ascensori per entrare dentro una miniera abbandonata, quindi bypassare una montagna e
bypassare un ponte che Sì. si costruiva pian piano. Quindi probabilmente noi arriviamo da più punti, perché comunque in We Were It Together noi giochiamo nelle guglie, nelle ali dell'alchimista e del sacerdote. Nel primo abbiamo esplorato tutto quanto l'esterno e la biblioteca. In questo stiamo facendo i Tomb Raider della situazione. Stiamo passando Sì, dalle catacombe. assolutamente, assolutamente. Quindi è molto grosso. Estremamente grosso, ma lo abbiamo visto anche in Together. Secondo te Sì. l'abbiamo esplorato tutto? Ma neanche per sbaglio. Abbiamo fatto le due torri e basta, eh? No, per quello sì, eravamo in due torri, però ovviamente i castelli a quel tempo, come comunque si vedono nelle rovine anche che sono rimaste ad oggi, erano giganti. Cioè, erano delle robe assurde. Questo vabbè è anche un po' più fantastico, però siamo lì. Vabbè, Ecco. ok, adesso niente, ci tocca solo scoprire le cose. Quindi, signorina Piadella, che Sì. mi dice domani mattina? Ah, Non so se ci sono domani mattina. Eh sì, perché ho un weekend impegnato, visto che devo festeggiare il compleanno con persone. No, allora, vabbè, dai, che domani c'è anche regia con me dal mattino perché rimane a dormire, quindi sì. Allora. Quindi possiamo fare martedì sera. Che no, lunedì, Che perché abbiamo giusto adesso campagna. che è vero, subito iniziamo subito campagna così. E Buongiorno. sabato mattina allora. Sabato prossimo. Sabato prossimo. Quindi, noi ci vedremo sabato prossimo con la signorina Piada di nuovo in coop. Noi probabilmente, io probabilmente appunto, questi prossimi giorni di mattina farò qualcosa. Vedo appunto se fare dredge, se rifare dredge con una sfida che avevo in mente, di usare per completare le missioni usare soltanto i pesci mutati, anche in attesa per il nuovo DLC che dovrebbe uscire a breve, si spera. Dai, Team 17, che voglio giocarlo sto DLC, che visto che siamo nei ghiacci, sembra intrigante a bestia. Se no, appunto, Ma continuerò Alice Madness Return. beh sì, finché non c'è dredge. Esatto. Ragazzuoli Perfetto. belli e ragazzuole belle, io ringrazio tantissimo vi ringrazio tantissimo per averci tenuto compagnia, sia su Twitch che su YouTube, che dovunque ci stiate guardando, compreso YouPorn, perché ti spiego perché questo mi aveva fatto molto ridere. Mi aveva fatto estremamente ridere che Barba Scura un giorno sul suo Instagram ha detto: ragazzi, sono finito su YouPorn. Perché Perché qualcuno aveva due finito. ragazzi che stavano. Ci stavano dando dentro, registrandosi, lo stavano tenendo di sottofondo. Ah. Vabbè, Quindi oddio, mi viene da dire: poi se ci è riuscito lui, magari ci potremmo riuscire pure noi. non so in che cosa troveranno intrigante, ma sono contenta per la coppietta che ci sentirà di sottofondo. E vabbè, comunque guarda che noi abbiamo. Cioè, io ho una voce molto calda, profonda, Sono sexy. io che sono Mickey Mouse, ma cosa vuol dire? Ma te sei Sembra quello pucciosa di che. tuo. Grazie. Ecco, e niente. Appunto, e appunto, niente, appunto, appunto. Non vi ringrazio appunto per essere stati qui con noi. Se dico un'altra volta appunto mi taglio la lingua. Ci vediamo prossimamente sempre su questi schermi. Ringrazio ancora la French per avermi tenuto compagnia, per avermi aiutato in questo delirio che è stato queste prime sfide su We Were Here Ma era 2. facile, ma dovevamo capire come parlarci, Tu dovevi perché capire come parlarmi! anche. Perché in questo caso, allora, adesso so che mi sto paragonando a qualcuno che non dovrei, però in questo momento mi sono sentito come Co-op TV. Io sono Dino e te sei Io sono Andrea. Andrea. Solo questa volta però. Che nell'enigma, quello che avevano della cisterna, perché mi sto guardando a spizzichi e boccone le Sì. loro live di We Were Here, su Together erano nella cisterna. E Ok. c'era Dino che non aveva capito che doveva dargli le indicazioni del tipo nord, freccia rossa, quindi quella a destra, quella a Ah, sinistra, quella a destra, quella a ok. sinistra, eccetera, eccetera. E c'era Andrea che non gli aveva descritto un cazzo. E c'era Dino che stava smattando fortissimo del tipo: sì, però te non sai parlare!
E andrà lì del tipo, ma noi abbiamo sbagliato, noi è un cazzo! In Ma questo io ho caso io comprato sono soltanto Dino. l'ultimo. Più che altro perché ho dato per scontato che il cubo per te non era fatto a croce, dovessi fare con il cubino una croce, quando in realtà io ho il cubo fisico. Non ti avevo detto ho 6 cubi fisici. Anche perché quando io ti ho detto ok, dovremmo fare una croce, te mi hai detto ma io c'ho un cubo. Impidali! Perché No, te mi hai detto c'ho un sarcofago, c'ho dei cubi, impidali! non capivo che cos'era quel coso, non so se era un sarcofago, ma ho detto sì, sarà un sarcofago, c'è sopra un quadrato. Impilalo, come impilalo, come faccio? Impilali! Ma c'ho un quadrato alla base, non posso spostarlo! Vabbè, vuol dire che dovrei partire con quello! Ma Ma come? come? Vabbè, solo qua, però per adesso è stata bravissima. Sì, per il resto dai, sei stata relativamente brava. A parte Ok, già qualcosa. nella seconda stanza, quando che mi dicevi, devi fare questo, devi fare quello. Dimmi le posizioni! E di fronte non c'è! Adesso Come? Io lo vedo qua di fronte. vado a riguardarmi la tua live e vedo quanto è di Vai. E fronte. ti sbatte da vedere. Tanto come al solito avrò ragione io. Certo, va bene. Bambini. E ciao belli! Ciao! Ciao ciao ciao!